Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. E oggi avremo una stupenda giovane pianista ucraina, perché il tema anche era questo, che vive in questo momento, vive a Genova e suona anche in un'orchestra, facendo molta musica contemporanea ed è molto conosciuta in quell'ambito anche. Però oggi ascolteremo un programma molto particolare perché per la prima volta si suonerà Revuzky, che è un compositore ucraino per molti sconosciuti, ma abbiamo capito che è veramente una meraviglia di musicista, molto si rifà a quello che era Scriabin alla fine dell'Ottocento. Infatti lui è nato nel 1889, ma ha vissuto 90 anni, 92 anni, è morto negli anni 70 del Novecento, e ha composto un'infinità di pezzi che sono, dopo aver scoperto grazie a Dina questo compositore, ho sentito delle cose, dei pezzi musicali molto attraenti. Allora, prima ascolteremo questi due preludi di Revuzky e poi Dina stessa parlerà del Gheorghi Ligeti, presentando questi pezzi che suonerà lei, la musica ricercata. Allora, Dina Pisarenko.
Adesso. Buonasera, gentili signore e signori. Ringrazio il professore Hubert e il centro Pitigliani per questo invito. Sono molto lieta di essere qui. Voglio dire, giusto brevemente, presentare il brano che suonerò adesso. Si chiama Musica ricercata, di compositore ungherese di origine ebraica, Gyorg Ligeti, che è nato nell'anno 1923 e quest'anno si celebra il suo centenario. È uno dei miei compositori preferiti in assoluto. E questa musica ricercata è un suo pezzo giovane, poi lui ha scritto tantissime composizioni. Io lo presento brevemente perché immagino che non tutti sono musicisti qui, quindi ho musica un po' complessa, però vale lo sforzo sarà ripagato. Ecco. Quindi è un ciclo che consiste di 11 brevi pezzi che durano da 1 minuto a 4 minuti ciascuno. E l'idea dietro è molto semplice, ma anche molto originale, perché lui esplora, appunto ricerca in questi pezzi, il principio della ricerca è che in ogni pezzo lui aggiunge una nota, quindi nel primo numero si usa una nota sola, sola la nota La, e poi si introduce anche la nota successiva, poi nel secondo brano ci sono due note, nel terzo tre, e via dicendo, per arrivare in un undicesimo pezzo a una fuga cromatica, composte come omaggio a Girolamo Frescobaldi. Quindi immagino che il secondo brano possibilmente riconosceranno molti, perché è stato usato da Stanley Kubrick nel suo film Eyes Wide Shut. Questo numero si chiama Mesto rigido e cerimoniale ed è composto come contrapposizione di parte solo con una risposta corale molto appunto cerimoniale, medioevale. Poi ci sono altri pezzi più ispirati dalla musica popolare, cioè danza popolare, il canto polifonico, un lamento, quindi è musica molto bella. Anche vi invito di guardare, chi vorrà approfondire, poi un documentario su Gyorg Ligeti che si trova su YouTube, si chiama Portrait. Lì lui stesso parla della sua musica. Un'altra particolarità anche di lui stesso, ma di questo brano anche in particolare, è che ci sono dei pezzi che sembrano, diciamo, tradizionali, ma poi c'è un dettaglio, un tratto che tradisce, insomma, che non lo è del tutto, cioè che c'è qualcosa di strano, che c'è qualche angoscia, qualche elemento di inconscio che esce fuori, che spunta, che lo rende vivo in questo modo. E dopodiché suonerò la sonata di Liszt, un brano che dura circa mezz'ora, che amo molto, e anche Ferenc Liszt è un compositore ungherese. Non ci sono legami evidenti fra di loro, ma non sono ovvi, ma per me ci sono, anche dal punto di vista valoriale, se posso così dire. Quindi vi auguro buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie e alla prossima, il 14 di giugno, che sarà l'ultimo concerto della stagione. Buone cose a tutti.